Spaghetti, sugo al tonno e alici. Gli ingredienti ci sono tutti per il ritorno della storica spaghettata di Mondolfo, arrivata alla sua 76esima edizione in programma il 7 aprile nella Piazza Centrale. L'evento ripropone anche per quest'anno il format delle scorse volte con gli eventi sportivi al mattino, la cicloturistica Valle dei Tufi a cura di Avis Mondolfo Bikers, che si snoderà su tre tipi di percorsi differenti alle ore 9 con obbligo di prenotazione online, mentre alle ore 10 il ritorno della camminata per la vita di 6 e 11 km organizzata da Avis Mondolfo, dove in occasione del 65esimo anniversario i partecipanti verranno omaggiati con una maglietta prenotandosi sul sito dell'associazione. Per potersi gustare un buon piatto di pasta con il sugo alla mondolfese, tra l'altro riconosciuto come prodotto tipico regionale, bisognerà attendere le ore 11:30 con l'apertura degli stand gastronomici. Poi l'evento continuerà nel tardo pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17 in Piazza del Comune, che riapriranno gli stand gastronomici con il nostro prodotto tipico regionale, tonno e alici alla mondolfese, prodotto tipico regionale, fatto dai nostri cuochi ormai espertissimi per allietare il palato di tutti voi. Poi il pomeriggio, dalle 17 in poi, saremo in piazza, sempre in piazza, con l'orchestra La Tradizione, che allieterà il pubblico con il liscio e balli. Quindi arrivate numerosi al nostro evento, che ci divertiremo in piazza tutti insieme. Sì, apriamo la stagione dei grandi eventi, degli eventi che sono importanti, che verranno organizzati proprio qui a Mondolfo, nel centro storico. Parliamo della tradizionale spaghettata, domenica 7 aprile, e tutti gli eventi collaterali come la camminata per la vita e la cicloturistica Valle dei Tufi, e poi l'autismo con appunto la mezza maratona Onfalos. E naturalmente è anche l'occasione per ringraziare tutti i volontari, coloro che partecipano attivamente per l'organizzazione di questi eventi che legano la tradizione, lo sport e la solidarietà. Ma gli appuntamenti non finiscono qui. Domenica 14 aprile si svolgerà invece al mattino la sesta gara podistica di solidarietà Onfalos Half Marathon, divisa in tre format: mezza maratona FIDAL, corsa competitiva e non, e camminata. Come nella scorsa edizione, saranno diversi gli atleti provenienti da tutta Italia, e per partecipare sarà possibile farlo direttamente il giorno della gara oppure sul sito dell'evento.